Samuele Sereni, un ritorno il tuo in Amaranta a distanza di 2 anni e mezzo dall'ultima volta, la partita a Cremona di quei playoff che poi l'Arezzo perse, insomma con che spirito torni a vestire questi colori? Ma con lo spirito giusto, ecco, quello di ripartire e di un piccolo debito comunque, quello dei playoff persi, quindi speriamo, ecco, di raggiungere obiettivi importanti e ripartire fin da ora, da subito, e cercare di dare il massimo, ecco, che ma già fatto due o tre anni di Serie D, questo, quindi penso che possono bastare di cercare di tornare il prima possibile di sopra, ecco, quello sì. Come è stato l'impatto con la squadra in questa settimana di lavoro? Tu non potrai giocare domenica a causa della squalifica, ma insomma c'è anche un discorso in prospettiva con la società per quanto riguarda anche le prossime stagioni. Ma quello sì, abbiamo parlato, però adesso penso che dobbiamo soprattutto pensare a quello che è adesso, tirarci fuori da sta situazione, raggiungere il massimo obiettivo che possiamo ottenere, e poi dopo per il prossimo anno ben venga, sarò a disposizione senza problemi come lo sono stato adesso, quindi ne parleremo poi a giugno con calma, maggio, giugno, quello che sarà, quando la società vorrà, senza nessun tipo di problema, ecco. I tifosi attendevano, insomma, il tuo ritorno in Amaranto, te comunque non hai mai mancato ad una partita, sempre presente. Sì, no, sono sempre venuto, anche perché sinceramente quando uno è abituato tutti i giorni a stare dentro il campo è difficile starne poi lontano così tutto insieme. Sono venuto sempre augurando che le cose andavano bene, a volte meno bene, a volte meglio, però insomma dai, sono sempre venuto a vedere la partita, sempre con piacere, e mi fa piacere, ecco, molto, veramente mi riempie d'orgoglio, questo sì, da tutti i messaggi, le persone che ho trovato che mi hanno salutato, vuol dire che ho lasciato un qualcosa, anche piccolo, però qualcosa ho lasciato, ecco, di buono. Ecco, come stai fisicamente e il tuo apporto a questa squadra? Ma fisicamente penso di non essere al 100%, ma neanche essere, a, diciamo così, sottoterra. Normale, mi sono sempre allenato, mi manca chiaramente il ritmo un po' partita, però quello credo di acquisirlo con giocando e allenandomi, ecco, quindi il mister già lavora alla grande, a 200 all'ora sempre, quindi penso di far veloce in qualche... Tra l'altro ora c'è anche la sosta, squalificato, quindi viene proprio bene, quindi mi metto a posto e penso di essere... No, sono pronto per dopo la sosta, ecco. In conferenza stampa hai detto hai appreso da ogni tua esperienza, come sei cresciuto? Ma chiaramente sì, con gli anni ho avuto tanti allenatori, soprattutto a Grosseto, che ne ho cambiati 4 in 6 mesi, quindi secondo me anche allenatori validi, molto validi, però credo aver preso qualcosa da tutti, ecco, le cose più importanti che alla fine ti fanno crescere, maturare, chiaramente non si smette mai di imparare, quello sì, però piano piano col passare degli anni qualcosa magari riesci a mettere dentro il tuo magazzino, ecco. L'ultima partita con l'Arezzo l'hai giocata da centrale difensivo, una difesa a 3 che schierò Galderisi a Cremona, se non ricordo male, ecco, da questo punto di vista non so se hai già parlato con Nofri e in quale posizione pensi di poter renderti utile, ecco, non solo come esterno a sinistra in difesa, anche come centrale, come esterno di centrocampo. No, credo che poi il mister valuterà nel momento se farmi giocare, dove farmi giocare, quando farmi giocare. Io sono a disposizione, sì, non mi fa paura ricoprire o il centrale o l'esterno, ecco, quindi l'anno scorso ho finito il campionato, ho fatto 6 mesi da esterno di centrocampo, quindi non è un problema. Da centrale non è quello alla fine il problema più grosso, l'importante è raggiungere gli obiettivi, cioè il massimo dei punti che si può ottenere da qui alla fine. Poi dopo il mister sarà lui a decidere dove, quando, in che modo, insomma, quindi, ma credo che insomma riusciremo a venirne fuori il prima possibile, perché anche i ragazzi, io già 2 giorni che sono qui, ma vedo che hanno la voglia e lo spirito per venirne fuori, perché insomma non, si palpita che è una situazione un po' così e così, che non piace a nessuno, ecco. Chiedo un'ultima cosa, Pecorari non ha paura di perdere la fascia di capitano, visto che hai detto poco fa il primo messaggio dopo che hai firmato te l'ha mandato lui? Sì, Marco, come ho detto prima, lo ringrazio, è stato il primo di tutti che mi ha mandato il messaggio con la scritta bentornato, finalmente sei uno dei nostri, quindi lo ringrazio veramente di cuore. Per me Marco è sempre stato un punto di riferimento già 2 anni fa e lo è tuttora. La fascia di capitano poi non è quella che conta, perché credo che sì, è relativa per chi va in campo, per il simbolo, però alla fine quello che conta è quello che puoi dare e insomma cercare di raggiungere, ti ho detto, sempre l'obiettivo massimo. Poi dopo chi sarà il capitano non è quello il problema, è importante andare sempre a 100 all'ora e poi dopo raggiungere obiettivi importanti, ecco.